Allora, carissimi amici e amiche, bentornati per questa nuova puntata. Credo che sia, dovrebbe essere la tredicesima del ciclo di catechesi dal non senso alla vita di cielo, e nella cui prima parte, come tutti quanti sappiamo, stiamo affrontando il viaggio di conoscenza del nostro io, ecco, della profondità della nostra persona. Ecco, adesso stiamo partendo da alcuni dati, diciamo così, chiamiamoli, se mi si passano i termini un pochino complicati, fenomenologici o empirici, cioè fenomenologici significa dal greco che appaiono evidenti, quindi che se uno ci fa attenzione facilmente li può constatare, appunto empirici che derivano dall'esperienza. Credo che nella puntata precedente, quando abbiamo descritto i temperamenti, è abbastanza semplice riconoscersi in uno dei quattro temperamenti e anche magari vedere persone che conosciamo, come dire, essere abbastanza simili a una certa tipologia, no? Anche questa sera, anche se in maniera un pochino differente, prenderemo ancora dei dati, sicuramente questa sera, forse anche la prossima, derivanti dalla scienza umana, ecco. Che sappiamo che la scienza umana non è tutta quanta da buttare. La scienza umana, quando il cervello funziona bene, avendocelo creato il nostro Signore, può dare un discreto apporto. Non è l'assoluto, non è paragonabile alla scienza divina, non è paragonabile evidentemente a Dio, alla sua opera, alla sua azione, però concorre non lievemente alla nostra crescita. In particolare questa sera vedremo degli argomenti di capitale importanza. Li vedremo dal punto di vista della scienza umana, ma vedremo subito che il nostro Signore Gesù Cristo nei Vangeli gli ha fatto neanche troppo implicito riferimento, cioè sono proprio dei passaggi, dei Vangeli che quello che ci diremo questa sera forse farà capire meglio, insomma. Ecco. Entriamo questa sera in un ambito molto molto importante di scoperta di come è strutturato il nostro io. Quindi la volta scorsa abbiamo visto i temperamenti e quello che vediamo oggi è cosa che riguarda la totalità degli esseri umani, tutti, d'accordo? Quantomeno nella condizione di natura decaduta. Forse con la puntata di questa sera ci avrebbero qualche problema. Adamo ed Eva, prima del peccato originale, e certamente il nostro Signore Gesù Cristo e la Madonna, quindi è per tutti, tranne per questi quattro, meglio i primi due fino al peccato originale, dopo ci entrano pure loro, insomma, no? Gesù e la Madonna chiaramente non stanno dentro le cose che ci diremo questa sera, perché alcune cose in loro non c'erano, semplicemente perché non c'era quella condizione misera che ci portiamo dietro. Invece noi ci siamo dentro, no, fino al collo di più. E saperlo e prenderne coscienza e soprattutto poi agire di conseguenza. Ecco, voi sapete che sembra che sia nostro Signore che mi abbia un pochino chiamato nel mio ministero sacerdotale, anche se a me sembra molto strano a svolgere un'attività prevalentemente catechetica, no? E credo qualche altra volta di aver detto qualcosa al riguardo. L'attività catechetica, quindi una catechesi, la kata akouo, no? Akouo significa ascoltare, kata akouo significa, come dire, ti ascolto, ma con un'attenzione recettiva, ecco, diciamo così, no? Nel senso che la catechesi non è semplicemente una conferenza, quindi un'enunciazione, una lezione, d'accordo? Cioè, ti vengono comunicate una serie di informazioni interessanti, magari anche molto interessanti, e poi finisce lì. No. La catechesi è una forma particolare di predicazione che serve a stimolare, a suscitare in continuazione una conversione, una revisione di vita, un cambio di direzione, un qualche cosa che deve tradursi a livello operativo, altrimenti
non serve, d'accordo? Quindi, che significa? Un po' come diceva Gesù, no? Se uno ascolta una parola, la deve mettere in pratica. Le cose che ci diremo questa sera, premetto già che ci sarà anche per questa puntata un PDF dove ci sarà necessariamente a disposizione anche per lavorarci sopra quel grafico di cui tra poco vi parlerò per conoscere la quadripartizione dell'io. Però se una volta preso coscienza, quindi preso atto di alcune cose, vi dico che queste cose sono, diciamo, abbastanza pacificamente acquisite dentro l'ambito di certe scuole psicologiche, quindi nell'ambito delle scienze umane non sono in discussione. Quindi si tratta di dati anche umanamente, ripeto, questa è una verità di fede, io non ci credo, pazienza. No, questa non è una verità di fede, tu non ci credi, pazienza. Questo è un dato proveniente dalle scienze umane, che appunto sono scienze. Le scienze umane si basano sullo studio dei fenomeni, diciamo che si chiamano scienze perché condividono con la scienza cosiddetta galileiana, certamente non la sperimentabilità, la verificabilità incontrovertibile in laboratorio, ma il fatto che si fondano sull'osservazione e che poi formulano delle leggi umane, certamente generali, sulla base di quello che si chiama, con un'espressione latina, dell'id quod clerunque accidit, cioè ciò che capita per la maggior parte dei casi. Nelle scienze umane non è come nella fisica o nella matematica, almeno le matematiche lineari normali, quindi non le super matematiche che stanno in giro, che non ci capisco niente neanche io, insomma, no? Quindi diciamo che le scienze, come dire, esatte che noi conosciamo hanno il crisma dell'incontrovertibilità, cioè che la somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale al quadrato costruito sull'ipotenusa, in geometria piana, non in geometria dello spazio cubo, per carità, è un dato incontestabile, d'accordo? Perché è incontrovertibile, d'accordo? Oppure la legge di gravitazione universale, quantomeno applicandola sul pianeta Terra, insomma, no? Quindi non si discutono queste cose e si possono dimostrare e riprodurre in laboratorio a tempo indeterminato. Nelle scienze umane non è così. Però per formulare una legge o una determinata, un assioma, un principio, una tavola come quella che vedremo questa sera, deve esserci un riscontro non di un caso sporadico, ma di una generalità. Quindi generalità significa percentuali molto molto elevate, d'accordo? Che ti consentono di prendere per buono, certamente siamo nell'ambito delle scienze umane, quindi non come oro colato assoluto, però insomma è un dato di cui prendere atto e tenere in considerazione. Bisogna poi lavorarci sopra, come vedremo, e tanto, e non è una cosa che si fa dall'oggi al domani, cioè le informazioni che questa sera recepiamo aprono un orizzonte sconfinato, ecco, di cammino e di lavoro su noi stessi, affidato come sempre alla nostra assoluta libertà. Ecco, la cosa bella anche di una catechesi è che assomiglia un pochettino, dovrebbe assomigliare un pochettino ad un'attività, mi si perdoni, tra virgolette, no? Sacra, ecco, non diciamo di divina, è che tu ascolti e poi tu rimani completamente libero. Tu sei libero. Punto primo, cioè, di dare credibilità o no a quello che hai ascoltato, e punto secondo, di valutare se, come, quando tenerne conto, metterlo in pratica, lavorarci sopra oppure no. Quindi, questa è una cosa molto, molto bella perché nelle cose di Dio c'è sempre la libertà. Mi piace citare un'altra volta, l'ho fatto anche recentemente in qualche intervento, in qualche omelia, una cosa molto bella che ho trovato nell'ultimo libro di Don Fabio Rosini, che sto leggendo ancora, che è L'arte di ricominciare, che è una frase che lui afferma aver sentito dire dal marito di Chiara Corbella. Molti di voi sapranno chi è, adesso non mi metto a spiegare tutte queste cose, non parliamo dell'argomento di questa sera, no? Che dice: quando è che tu pensi che hai a che fare con Dio o che è Dio che ti sta parlando? Una grande risposta.
Io penso questa, ma ricorderò a vita e penso che me la rivenderò a tempo indeterminato, citando la fonte ovviamente, quindi non andiamo a farci belli insomma con i meriti altrui. Dice: ti accorgi che è Dio perché puoi dirgli di no. A Dio possiamo sempre dire di no. Guai a noi se diciamo di no a Dio, ma è buon per noi se diciamo di sì a Dio, ma è un sì che deve nascere dal nostro cuore, perché nessuno si può prendere cura di te se non te stesso. Se non te stesso. Io sto interiorizzando durante questi anni l'importanza capitale di insegnare alle persone l'arte veramente l'arte di vivere, l'arte di decidere, l'arte di decidere. Abbiamo sentito quella bellissima canzone di De Sanne che stasera ci ha introdotto. Che a me piace tantissimo, sì, a me non ho paura. Oggi decido io. Oggi decido io. Oggi sono cambiato. È una canzone che parla è una storia di conversione in questa stanza che un tempo ha visto tutte altre cose. Adesso new rules. La mia vita adesso stop. Adesso me la riprendo in mano. Adesso io mi sono stufato di andare a rimorchio, di camminare come un babbeo, insomma, che non mi raccapezzo di niente in giro. Adesso, quindi, questo che ci stiamo dicendo vuole essere uno dei tanti aiuti. Se ce ne sono altri, ce ne saranno sicuramente milioni di altri, migliori e più validi, tutto quello che volete. Io ne sono felice, d'accordo? A prescindere, lui li sponsorizzo, ne sono entusiasta, d'accordo? Ecco, non credo che nessuno di quelli che fanno un servizio per il Signore, insomma, cerchi la propria gloria. Ecco, non bisogna mai farlo. Si cerca il bene delle persone. Se qualcuno ne trarrà un pochino di bene, sia tutto a gloria di Dio, dimenticate completamente, il più possibile lo strumento di cui Dio si è servito. Ecco, e buona vita a tutti, veramente, no? Quindi, però questa è una decisione che devi prendere tu. Questa sera avrai, per chi segue la diretta o per chi poi sentirà questa catechesi, uno strumento. Allora, citiamo sempre le fonti. Vi avevo detto che una delle fonti a cui avrei attinto, e adesso è venuto il momento di farlo un pochino più approfonditamente, è da Don Giuseppe Sovernico, sacerdote, nonché psicologo e psicoterapeuta, una storia, un lavoro un po' simile a quello che faceva il vescovo che mi ha ordinato sacerdote, cioè l'attuale Cardinal Petrocchi, allora solo vescovo, che anche lui, esperto in psicoterapia, ha aiutato un sacco di gente, insomma, persone che mi hanno anche un pochettino, devo proprio dire, personalmente riconciliato con un certo mondo, perché se tu metti degli strumenti umani nelle mani di una persona che ci crede e che li sa far funzionare dentro appunto un orizzonte di fede e possono diventare degli strumenti che ti aiutano non poco. Non sono un assoluto, non sono la panacea, non sono la soluzione a tutti quanti i problemi. Io non penso che qualunque cosa uno ci abbia, va subito dallo psicologo, lo psicologo ti risolve i problemi. Io questo non lo penso. Anche se ho tutto il rispetto possibile e immaginabile di questa categoria professionale, nemmeno penso che uno va da un sacerdote e ti risolve tutti quanti i problemi. No. E ciascuno nell'ambito delle competenze proprie, queste figure, se fanno bene il loro lavoro, ti daranno una mano a trovare le soluzioni. Un sacerdote e anche uno psicologo credente ti darà una mano a trovare le soluzioni nell'unico posto dove si possono trovare, cioè in nomine Dio, dandoti le dritte, ecco, per, come dire, interfacciarti con lui dentro il tuo orizzonte. Il testo si chiama Amare con tutto il cuore, Laboratorio di formazione affettiva, sono 5 volumetti, faccio vedere la copertina, e questa sera tratteremo la finestra di Ioari, cosiddetta, cioè la quadripartizione del nostro io. Come è fatto? Ecco, questa cosa che adesso mostro al volo,
Qui non si vede, non so se si vede qui dalla diretta, come sarà poi il contributo che sia nel podcast che nel video ci sarà un link. Se ti interessa il PDF di questa puntata, ci clicchi sopra e ci sarà il download di questo che adesso io comincio ad operare. Allora, come è fatto il nostro io? Il nostro io, secondo le risultanze della scienza umana, è quadripartito. Questa quadripartizione adesso purtroppo non posso, si fa così, si traccia una bella croce su un foglio, d'accordo? Si traccia una bella croce su un foglio. Dopodiché si scrive in alto a sinistra, cose conosciute da me, cose mie conosciute da me. A destra, quindi stiamo dall'altra parte del braccio verticale della croce. Cose mie sconosciute a me, quindi conosciute da me e sconosciute da me. Dalla parte verticale, quindi scendiamo, quindi riferimento al braccio orizzontale, nella parte in alto a sinistra, cose mie conosciute dagli altri. E nella parte in basso, cose mie sconosciute agli altri. Non è un giochetto di tanto per divertirsi un po', per fare un rompicapo. Certamente con il foglio davanti si capisce meglio, no? Allora, come si legge poi questo grafico? Cioè tu devi vedere, a seconda poi si formano quattro quadrati, no? Quindi formati dai quattro assi delle croci. Uno, due, tre, quattro. Sopra ogni quadrato, se tu vedi quello che c'è scritto, per esempio sul primo quadrato di sinistra, in alto c'è scritto cose mie conosciute da me e a sinistra c'è scritto cose mie conosciute dagli altri. Quindi vuol dire che questa fascia dell'io, che appunto, come vedremo, si chiama l'io aperto, l'io manifesto, contiene cose che sono conosciute da me e conosciute dagli altri. Ok? L'altra fascia, quella che sta sotto l'io aperto, quindi nel quadrato in basso a sinistra, quindi sotto il braccio orizzontale e a sinistra del braccio verticale di questa croce simbolica, se uno va a leggere le scritte, troverà cose mie conosciute da me e cose mie sconosciute agli altri. Quindi ci sono delle cose che conosco io e che gli altri non conoscono. Questo si chiama tecnicamente l'io segreto oppure l'io nascosto. Adesso è soltanto un'introduzione, poi ne parliamo approfondendo. Torniamo in alto, stavolta ci spostiamo sulla fascia destra, quindi stiamo sul lato destro del braccio verticale e sopra il braccio orizzontale e cominciano le aree problematiche, quelle che certamente Gesù e Maria non avevano, ecco, ma noi sì, ecco. Cose mie sconosciute a me e guarda un po', conosciute dagli altri, cioè ci sono delle cose che io di me non conosco, ma le conoscono gli altri. Questo si chiama l'io cieco. Non ha due nomi come gli altri, ce n'ha uno solo. Cominciamo subito noi che conosciamo il Vangelo, no? L'io cieco. Quante guarigioni di ciechi ci stanno nei Vangeli? A cosa farà riferimento Gesù quando guarisce un cieco? O no? In basso a destra, quindi lato destro del braccio della croce, in basso a destra si sta la parte più problematica, ma quella più ampia, spesso e volentieri, del nostro io, cioè l'io sconosciuto o io inconscio o inconsapevole, come uno preferisce. Gli psicologi psicanalitici hanno chiamato questa zona l'inconscio. E cosa ci sta qui? Cose mie sconosciute da me, ma cose mie sconosciute pure dagli altri. Ci sono i buchi neri del nostro io. Allora, facciamo un bel respirone. Quindi, ho spiegato, quindi quando si avrà, chi ascolterà questa cosa, se la vorrà riascoltare con il foglio davanti, capirà anche alcune cose, no? Allora, cominciamo dal primo, l'io manifesto o l'io aperto. Quindi quest'area non è tanto problematica. Diciamo, è quella parte di noi che
che sta sotto la luce del sole, d'accordo? A partire dai tratti somatici, cioè la nostra morfologia, quindi come siamo fatti, se mi guardo allo specchio io mi vedo, insomma, e mi vedono pure gli altri, cioè io non sono biondo con gli occhi azzurri, non sono un elfo. Ecco, mi piacerebbe tanto, ma i capelli tra poco non ci stanno più, facciamo un monumento ai caduti. E gli occhi sono un comunissimo colore castano, insomma, normalissimi, insomma. Quindi, chiunque dice, si conosce Don Leonardo Maria Pompei, sì, che è biondo con gli occhi azzurri? No, d'accordo, non è un segreto, non è un mistero questo qui, no? Ecco, va bene, quindi, scusate se scherzo un pochino. Ci sono anche dentro quest'area tutte quante quelle nostre modalità comportamentali, no? Per esempio, io adesso sto facendo una catechesi sì, online, ma so che questa catechesi sarà vista da diverse persone, e quindi io adesso qui quello che esce fuori da adesso diventa evidentemente di dominio pubblico, quindi io potrò andarlo a rivedere, quindi mi potrò dire, ma quello so io, ed è la stessa cosa che vedono anche gli altri, no? Quindi le nostre modalità. E che succede? Quando noi abbiamo a che fare con questa parte dell'io, se qualcuno ci dice, oi, hai detto quella cosa, hai fatto quest'altra cosa, cioè noi ci riconosciamo perché io dico una cosa appartenente a questa zona, dice, sai, io sono fatto così, l'altro mi dice, sì, è esattamente questo, c'hai ragione, e viceversa, quando mi arriva un messaggio, io riconosco che quella cosa in qualche modo mi appartiene, insomma. D'accordo? Per esempio, anche il nostro temperamento, ordinariamente, almeno alcuni tratti fondamentali, a meno che non ci sia, come dire, una cecità abbastanza palese, cioè il nostro temperamento è abbastanza evidente, quindi cioè, se uno viene posto in contatto quindi, con i temperamenti, cioè, che temperamento sei? Cioè, un flemmatico non ti dirà mai io sono un collerico. Cioè, a meno che non è completamente veramente proprio, cioè che sta a un grado, cioè che è come il cieco nato del capitolo 9 di San Giovanni, insomma, no? Cioè, è un po' troppo questo qui. Quindi sono quelle cose evidenti, cioè, perché i tratti temperamentali poi debordano in comportamenti tipici che sono riscontrabili, insomma, no? Quindi che sono oggettivamente constatabili, uno non si può andare a nascondere dietro un dito, no? Ecco, quindi quest'area non fa problema, d'accordo? Quindi questa è la nostra dimensione pubblica. Ecco, la nostra dimensione pubblica. Così adesso vi faccio subito un esempio. Passiamo all'altra dimensione che non è tanto problematica. L'io segreto, cioè sono gli affari nostri. Allora, l'io segreto sono le cose conosciute da me, ma sconosciute dagli altri. E attenzione. È la persona che decide se, cosa, a chi, quando e come farla conoscere. Vi faccio subito un esempio. Ecco, a me molte volte arrivano mail su problematiche di vario genere, capito? Anche morali, anche di attualità. Qualcuno mi chiede presente un consiglio morale e io quando si tratta di bene e male oggettivo bisogna dirlo, d'accordo? Perché il compito di un sacerdote è dirlo. Quando si tratta di un problema dove non c'è un bene e male oggettivo, ma è un problema di coscienza, è un problema che va valutato alla luce di tante circostanze, io fornisco dei parametri di discernimento, dopodiché vi dico decidi. Qualcuno mi dice, e tu che farai o tu che faresti? Io questo non lo dico mai. Non lo dico perché non lo voglio, non lo devo e spesso e volentieri non lo posso dire. Evidentemente, così passiamo subito a un altro tipo di io. Chi fa questa domanda non si rende conto, io inconscio, che queste domande non si possono e non si devono fare, ma io non posso mai fare a una persona
una domanda diretta e personale, quindi una incursione volta a tirare fuori da lui qualche cosa che appartiene alla sua coscienza personale, al suo io segreto. Perché la condivisione di questo è pertinenza, oserei dire quasi assoluta, del diretto interessato. E quindi non solo non deve essere coartata, ma non deve essere nemmeno sollecitata. Lo dico perché di questo non ci si rende conto. Questi sono comportamenti che in giro diciamo, ma mi hanno chiesto che faccio su questa cosa. Dico, ti hanno chiesto che faccio su questa cosa? E tu hai risposto, eh sì, che dovevo fare? Semplicemente non rispondere. Noi non sempre dobbiamo rispondere a quello che ci viene detto o che ci viene chiesto. Io non rispondo sempre tutto e a tutti, lo confesso candidamente. Io rispondo a tempo e modo opportuno a ciò che è giusto rispondere. Non sempre è giusto rispondere. E quando non è giusto rispondere, non si risponde. E non è essere cafoni, d'accordo? Altrimenti dovremmo dire che il nostro Signore Gesù Cristo, quando non rispondeva a Erode o a Ponzio Pilato, era un cafone. Non era un cafone. Ma a Erode e a Ponzio Pilato, a certe cose, ecco, Erode non ci ha parlato per niente. A Ponzio Pilato, alcune cose non gli ha risposto, altre cose gli ha risposto. Perché? Punto interrogativo. Perché alcune cose erano degne di risposta, altre cose no. Vi ricordate anche con i farisei e con i sadducei, no? Dice, con quale autorità fai queste cose? Dice, alt, facciamo così, vi faccio pure io una domanda. Se mi rispondete, vi rispondo pure io. Il battesimo di Giovanni Battista veniva da Dio o dagli uomini? Cominciano a consultarsi. Non lo sappiamo. Cosa risponde Gesù? E neanche io vi rispondo alla domanda che mi avete fatto. Cioè, dobbiamo pensarci a queste cose. Allora, che cosa dobbiamo dire? Che Gesù è un cafone? Mi perdoni il nostro Signore, no? Non lo è. Perché quella non è la domanda a cui rispondere. Le domande di curiosità, per esempio, non si deve rispondere quasi mai. Mai. Per non dire proprio mai, d'accordo? Qualche volta uno può dire qualche cosa per, come dire, per condiscendenza, per misericordia, ma se no non si deve dire niente. Le domande personali, cioè, allora, evidentemente la legge suprema di noi cristiani è la carità, quindi prima di mortificare qualcuno, magari fai finta di non aver sentito, d'accordo? Oppure cambi discorso, oppure appunto non rispondi, dopo insiste. Dopo insiste, dopo a un certo punto devi dire: senti, figlio mio, che volevo fare? Non hai capito che non ti voglio, non ti devo o non ti posso rispondere? Io ci ho provato a fartelo capire. Se non lo capisci, continui, te lo devo dire per forza, te lo dirò con tanto amore, te lo dirò con tanta carità. Ok, comunque, l'io segreto. È chiaro che l'io segreto dentro una personalità sana non è una roccaforte blindata, capito? Perché chi c'ha troppi segreti, come dice Gesù, chiunque fa il bene viene alla luce. Chi fa il male odia la luce e agisce di nascosto. È chiaro che ci sono i segreti del re, i nostri segreti intimi, i segreti belli, che questi ce li possiamo tenere. Però, per esempio, quando si intesse un certo tipo di rapporto, quando uno ha un amico, è chiaro che con l'amico gradualmente c'è un margine di condivisione di segreti. L'ideale sarebbe con il coniuge dovrebbe essere il confidente, cioè il confessore anche, no? I segreti che uno vuole blindare, quindi
deve condividerli con qualcuno, ma vuole essere certo che rimangano sepolti, a chi li dice? Al confessore. Perché se il confessore viola un segreto, è scomunicato ipso facto, quindi c'è una blindatura massiccia su questo, perché alcune cose, se, come dire, non vorremmo dirle, ma sentiamo la necessità quantomeno di condividerne il peso, no? Ok, ci siamo spiegati adesso. Questa è ancora una presentazione, come dire, fenomenologica, non ancora, diciamo così, terapeutica, no? Quindi di vedere come si guariscono le singole fasce dell'io. Ci siamo capiti con l'io segreto. Adesso passiamo alle aree problematiche. E l'io cieco e l'io sconosciuto sono cose che, allora, sicuramente Gesù e Maria non avevano, 100%, d'accordo? Allora, la Madonna non conosceva tutto quanto il futuro, ma certamente conosceva molto molto bene se stessa e tutto quello che accadeva dentro di lei, no? Si può ragionevolmente pensare, a mio modesto avviso, ma questo siamo nell'ambito dell'opinabile, tanto per introdurre la questione, che queste aree fossero o inesistenti o ridotte quasi all'irrisorietà nei nostri progenitori prima del peccato originale. Perché la cecità dell'intelletto, l'ignoranza anche, è una grandissima forma di miseria e di mortificazione che è causa di tantissimi guai. Ed è, come dire, l'opposto di ciò che Dio è. Cosa si legge nella Sacra Scrittura? Che Dio è luce, in lui non ci sono tenebre. Chiaro che l'io cieco e l'io sconosciuto sono aree tenebrose, sono posti dove noi non vediamo. Allora, il più interessante dei due è l'io cieco. Di questo parla Gesù nel Vangelo non soltanto nella guarigione, in tutti quanti i miracoli di guarigione dei ciechi, ma in una sua nota sentenza evangelica. Introduciamo l'io cieco proprio partendo da qui. Vi ricordate quando Gesù dice, a proposito del non giudicare, dice: perché tu guardi la pagliuzza nell'occhio di tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo? Poi prosegue: ipocrita! Togli prima la pagliuzza dal tuo occhio, la trave, scusate, dal tuo occhio, e poi ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Ricordiamo tutti quanti questo passo, no? Sto cercando rapidamente la citazione, così facciamo proprio un lavoretto completo. Siamo al capitolo 7 del Vangelo di Matteo, il versetto è il numero 3. Perché guardi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio. Se può interessare, in greco, un verbo molto molto bello, dice, perché guardi, attenzione, guardare è proprio il guardare, non il guardare profondo, il guardare superficiale, il blepeis, il verbo è blepo. E non ti accorgi, il verbo è catanoeo, molto 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 bello. Cioè, catanoeo non è non ti accorgi, cioè, e non fai attenzione, non ti concentri, non focalizzi, non sposti l'attenzione. D'accordo? Cioè, perché c'è una cosa che c'è, ma tu non la vuoi vedere. E il non volerlo vedere te la rende sconosciuta. Allora, come facciamo a capire quando ci troviamo dinanzi a questa sfera del nostro io? Guardate, questa è una sfera molto sviluppata, purtroppo. Allora,
Quando qualcuno ti dice, senti un po', ma mi sembra che sei un po' tirchio. Dici, tirchio? No, 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 io tirchio. No, 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 tutto, tutto, tutto meno che tirchio. Ma veramente vedo sempre quando stai a cacciare un po' di soldi, sempre fa un sacco di commedie, un sacco di storie, non paghi mai il caffè. No, io non sono tirchio, io sono parsimonioso. Perché i soldi non vanno sperperati. Poi in questi tempi di Covid, di crisi, che hai capito? Quindi non si sa mai che fine facciamo, quindi non bisogna sperperare. Quello è tirchio, d'accordo? Ma non essendo ancora illuminato su questo aspetto, razionalizza quella cosa se la vede dal suo punto di vista e la edulcora al positivo. Capito? Ah, tu sei un po' permaloso. Sei permaloso? Io? Mai, per carità. Certo che se qualcuno mi offende, insomma, ma offeso, ma permaloso, no. Ma guarda che veramente qua non si può di niente, che è la prima cosa che rifiuta. No, 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 assolutamente no. Ti sbagli, guarda. Oppure, guarda che mi sembra, insomma, questo capita anche a noi poveri preti, no? Quando c'era la mia santa mamma, che era romana di Roma, è per questo che qualcuno si chiede da dove mi viene l'accento, insomma, a volte un po' romanesco. Mia madre diceva che a Roma c'era un detto: ci stanno quelli che cercano lavoro e pregano Dio di trovarlo. D'accordo? Ecco, allora, c'è chi si rivolge a un sacerdote, magari, che ne so, chiede un consiglio, chiede un aiuto, chiede un qualche cosa, eccetera, eccetera. Tu gli dici quello che gli devi dire, magari anche con tanta grazia, con tante cose, e ti trovi dinanzi alla risposta. No, padre, lei non mi capisce. Allora, lei non mi capisce, ecco, è già segno che siamo entrati in una zona di io cieco. Attenzione, la scienza ci dice che delle parti di noi stessi gli altri le notano e le notano con verità, cioè non le notano perché sono cattivi, le notano perché sono vere. Ma noi non le notiamo. Ora, il caro Cardinal Petrocchi, quando ci parlava a noi giovani seminaristi di queste cose qua, ci diceva sempre una cosa. Dice, noi siamo nati nel 2000, viviamo insomma negli anni 2000. Gli specchi pare che se li sono inventati abbastanza presto, no? Ma tu supponi, se non esistessero gli specchi sul pianeta Terra, no? Anche adesso io sto davanti a una montagna di fotocamere, sia la diretta che quella che sta registrando, e per forza di cose mi devo vedere sta brutta faccia davanti a me, no? Dice, ma se non ci fossero degli specchi, chi è che potrebbe dirti come sei fatto? Soltanto gli altri. Ti potrebbero descrivere, però dici, sai, c'hai le sopracciglia marcate, c'hai il taglio degli occhi, c'hai gli occhi normali, né troppo grandi né troppo piccoli, un taglio discreto, il naso dritto, il labbro inferiore un pochino più grande, un'orecchia un po' più pronunciata dell'altra, ma sì, ti dà una piccola rappresentazione, ci vorrebbe un pittore che ti fa il ritratto. Tu prendi il ritratto e ti vedi. Ma chi è che ti ha detto come sei fatto? Te l'ha detto un altro, non te lo sei detto da solo. Cioè, noi abbiamo gli occhi che possono vedere tutto meno che noi stessi. Cioè, io posso vedere le mani, posso vedermi il corpo, però già la schiena non è difficile, posso vedermi un pezzo, ma la faccia non me la posso proprio vedere. Quindi, come è fatta la mia faccia? Me lo deve dire qualcun altro. Certo, adesso ci stanno gli specchi, ma ho capito, tu ti stai sempre rivolgendo a qualcos'altro per capire quello che sei, non te lo puoi fare da solo. Ci sta la fotocamera True Depth che mi fa fare un grande selfie. Sì, e te lo dice la fotocamera come la faccia tua. D'accordo? Cioè, anche con tutti questi specchi, cioè, io la faccia mia, ragazzi, questo vale per tutti, io non l'ho mai vista live. D'accordo? Nessuno di noi ha mai visto la propria faccia live.
anche se adesso abbiamo questi strumenti ultra sofisticati, ultra precisi. Ci avete mai pensato? Noi non la vediamo la nostra faccia live. La nostra faccia live la vedono gli altri. Io no. Quindi non deve stupirci che ci sono delle cose che altri vedono e che io non vedo. Perché questo accade anche nella realtà fisica. Che se volentieri la realtà psicologico-spirituale è una riproduzione della realtà fisica. Allora, questo io cieco è fondamento di tutta quanta una serie di comportamenti che ci abbiamo, balordi, ma che non riconosciamo come tali, anzi, che giustifichiamo. Ma quando un comportamento, ce lo siamo già detto, è oggettivamente balordo, chiamiamolo così, se è peccato è oggettivamente cattivo, o potrebbe essere non cattivo, ma non certamente ottimale, potrebbe essere inopportuno o quantomeno, quasi sempre, molto imperfetto. D'accordo? Se tu fai qualcosa di questo genere, tu starai male. Ricordiamoci sempre quello che ci siamo già detti, eh? Questo è un ciclo di catechesi, quindi ogni volta si mette un tassellino ulteriore, un tassellino ulteriore. È chiaro che mi dispiace dire queste cose, ma per trarre il massimo frutto bisogna sentirle tutte queste catechesi qui, purtroppo, d'accordo? Perché sono strutturate, non sono, cioè, sono certamente opinabili e uno può anche buttare tutto quanto per aria, però sono strutturate, sono, diciamo così, pensate con una certa progressione, con un certo filo logico, d'accordo? Noi ci siamo già detti che la causa di ogni malessere è il male oggettivo. Oggettivo. Noi possiamo già dire una cosa che ci diremo più avanti, ma quando è che comincia il mio cammino di liberazione, di conversione, di guarigione, di santificazione fino ad arrivare alla vita di cielo? Quando il male oggettivo diventa male conosciuto, diventa male soggettivo, cioè diventa male riconosciuto come tale. Ok? Oh, che significa prendere in seria considerazione l'io cieco? E questa è una cosa molto difficile. Vuol dire che noi dobbiamo imparare ad ascoltare i richiami che ci vengono dagli altri, anche quelli detti in malo modo, cioè la critica, la mormorazione, l'insulto pure. Sì. Allora, attenzione, non sono modi buoni di fare questi, ok? E non è questo il modo. Dio non fa così per cercare di illuminarci l'io cieco. Dio lo fa in altri modi. Però noi dobbiamo sempre pensare che se una persona mi manda a quel paese, d'accordo? Che non dovrebbe farlo, siamo sicuri che io non gli ho dato adito di farlo a questa cosa qui? Punto interrogativo. No, ma mi ha mandato a quel paese, ma mi ha parlato male, ma mi ha insultato. L'io cieco, vedo subito queste cose qui. È vero che mandare a quel paese è un'offesa, non te la dovrebbe fare. È vero che parlarti alle spalle è una cosa brutta, non si dovrebbe fare. La critica, tutte queste cose qui. Ma se tu sei intelligente e sei capace di fare uno step ulteriore, stai cominciando un cammino, dirai va bene. Numero uno, lo perdono per quello che ha fatto. Numero due. Ma questo perché mi ha mandato a quel paese? Che ho fatto? Cioè, che gli ho fatto? Ma non lo dico come con un atteggiamento da vittima, che mi sono già dato la soluzione. Dico, questo mi ha mandato, ma che ho fatto? Cioè, non me lo merito che mi ha mandato a quel paese. Ma ci siamo mai detti? Qui dobbiamo, siamo in coscienza davanti a Dio, io, cioè nessuno può parlare e rispondere. Ma hanno mandato a quel paese, hanno fatto bene. Anzi, ma ci dovevano mandare pure peggio per quello che ho fatto e per quello che ho combinato. L'hai mai detto? Non in modo distruttivo, eh. I modi distruttivi qui mai. C'hai un difetto, c'hai un problema,
C'è un modo di fare, un modo di essere sbagliato. Quando si comincia un cammino di conversione, di santificazione, cioè si hanno le cose, si vedono sotto un'altra luce. Facciamo un altro prequel. Sant'Alfonso Maria de Liguori, uno che ancora non conosceva bene la Divina Volontà come rivelata nelle versioni recenti, ma insomma, Dio lo conosceva abbastanza bene, insomma, e anche alcune dinamiche del suo agire. Sant'Alfonso Maria de Liguori, a proposito dell'esempio che ho fatto, supponiamo che uno ti mandi a quel paese, ma secondo noi, vediamo un po', è volontà di Dio o no che quello ti abbia mandato a quel paese? Mi fermo qualche secondo, così chi ascolta c'ha tempo subito di dare le sue. Attenzione, questa è una domanda a cui non si deve dare una risposta di pancia, perché la risposta è articolata. Allora, numero uno, se io considero il mandare a quel paese come peccato, quindi come male morale, Dio non è in nessun modo la causa diretta del male morale. Quindi Dio intenzionalmente non voleva che quello mi mandasse a quel paese. Chiaro? Ah, però c'è un però. Dio ha permesso che quello mi mandasse a quel paese, cioè non voleva quel peccato, e per quel peccato quella persona, limitatamente a quel peccato, sarà giudicata. Se si pente sarà perdonato, dovrà poi fare l'espiazione, dovrà chiedere scusa se è il caso, quindi tutto ciò premesso. Dio voleva che io fossi mandato a quel paese, che mi prendessi quell'umiliazione. Per quale motivo? Allora, o perché sono già santo e quindi prendendomi quell'umiliazione offro un sacrificio e magari causo la salvezza di qualche altro essere umano. Oppure perché santo non sono e mi chiedo, sì, questo mi ha mandato a quel paese, ma perché mi ci ha mandato? Io che gli ho fatto non è che l'ho esasperato. Pensiamo a tanti liti, a tante, tante liti tra marito e moglie, no? È chiaro che se tu guardi soltanto, mi ha mandato a quel paese, c'hai ragione, non ti doveva mandare a quel paese. Ma noi non possiamo continuare a campare così, perché così campano tutti gli esseri umani a questo livello superficiale. Tu devi sapere che c'è un io cieco. E quando vedi una reazione nei tuoi confronti, tu devi cominciare a essere capace di ascoltare i messaggi che ti arrivano e anche l'umiltà di prenderteli i rimproveri per cambiare rotta. Anche quando ti vengono dati in malo modo, se il tuo cammino vuole puntare proprio alla santità. Quindi già in questo io cieco c'è un'area del nostro io dove io non sono consapevole di alcune cose. Penso di fare bene, ma invece faccio male. Penso di essere buono, ma invece buono non sono. E ancora più grave è l'io inconscio o inconsapevole o sconosciuto. Io vi dico da sacerdote è una fonte di grandissima sofferenza, no? Guardate che la stragrande maggioranza degli esseri umani pensa di non avere peccati. Io nei primi anni di sacerdozio sono rimasto sconcertato per questo che poi a un certo punto, ve l'ho detto anche all'inizio di questo ciclo di catechesi, ho cominciato a fare un pochino di catechesi un po' al formicotone, insomma, cioè col fuoco vivo, con l'argento vivo, cominciando a fare il castigamatti, a chiamare i peccati per nome e per cognome, perché dico, ma come è possibile che stiamo tutti quanti, cioè che stiamo tutti quanti veramente nel, cioè ma se pensano tutti, ma che siamo tutti quanti la Madonna Immacolata? Cioè, zero assoluto, cioè viviamo in un tempo senza Dio, senza pratica dei sacramenti, o ridotti a minimi termini, cioè in una cultura completamente post-cristiana, piena di valori anticristiani, e nessuno c'ha un peccato. Dico, ma com'è possibile sta cosa?
Allora, è possibile perché quanto più noi siamo stati lontani da Dio, diciamo così, quanto più grande è la tenebra in noi. Allora vuol dire che se uno volesse fare, non si fanno queste cose qui, no? Facciamo le percentuali da 1 a 100 di questi quattro quadrati, no? L'io manifesto, l'io segreto, l'io cieco e l'io inconscio. Se tu stai lontano da Dio, l'io cieco e l'io inconscio te prendono il 90% della tua personalità. Capito? È molto ampia la sfera di. E quindi non è che tu non c'hai peccati, tu ne fai grosse quanto una casa, ma non te ne rendi conto. E non te ne rendi conto. Ecco perché mi sono messo a fare tutte quelle cose. Dico, allora, qua per scuotere un pochino le coscienze, tocca tirare un po' dei cazzotti dentro lo stomaco. Anche detti in mano, solo che purtroppo fatte così, a volte fanno degli effetti positivi, altre volte hanno le controindicazioni. Tocca trovare altri sistemi. Quindi, però il problema è reale. Allora, se queste aree non si riducono, noi siamo morti. Cioè, questo, nella puntata di oggi, mettiamocelo bene in testa, come dice San Paolo, Cristo è morto invano, Cristo è morto in... Cioè, quando una persona va a confessarsi e dice io non ho commesso peccati, non si rende conto, ma sta dicendo per me Cristo che c'è andato a fare in croce? Che c'è andato a fare in croce? Io non ho peccati. Ma gli esorcisti, appena uno nomina questi argomenti, dicono che il diavolo durante gli esorcismi dice sempre: io non ho peccati. Il diavolo, cioè il peccatore fin da principio, dice: io non ho peccati, perché dentro la capoccia sua malata, presumibilmente, quello che fa tutto tanto bene. Capito? Il diavolo va a dire non ho peccati. Se tu dici io, se diciamo senza peccato, dice San Giovanni, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Capito? Per questo che nel corso della mia vita sacerdotale, sapeste quante persone ho avuto la grazia, anche provenienti da varie parti d'Italia, di ascoltare un po' di confessioni che dicevano male, insomma, un pochino di luce è entrata dentro quell'anima. Attenzione, sono tutte tante persone che quelle cose le vivevano, ma non sapevano di avercele, capito? Quindi è dovuta arrivare una luce, piano piano, anche attraverso qualche cazzottone sullo stomaco, che poi mi dispiace pure adesso di averli dati, però capito? È il mondo dell'inconsapevolezza. Però attenzione, perché qui noi abbiamo una coscienza che dopo deve rispondere davanti a Dio. Perché noi abbiamo il dovere di formarci e di informarci. Non possiamo campare come degli automi, non possiamo rinunciare completamente appunto al dovere di fare gli uomini e di fare le donne, quindi prendere in mano la situazione e di non campare in questo modo. L'io sconosciuto. Allora, ecco perché, qual è la prima cosa? Da dove parte la conversione? Da dove viene la fede? Dice San Paolo. Cioè la fede viene dall'ascolto. Catechesi, quello che ho detto prima. Perché? Perché tu, aprendo il cuore, cominci ad avere una serie di sollecitazioni che ti mettono in movimento, che ti mettono in cammino e che certamente poi ti porteranno a quella che è la conversione. Se Gesù dice che bisogna, questi giorni stiamo ascoltando, è l'ottava di Pasqua, il Vangelo delle apparizioni, così sta scritto: il figlio dell'uomo dovrà patire, risorgere il terzo giorno e nel suo nome saranno predicati la conversione e il perdono dei peccati. Cioè la predicazione serve a questo. La conversione è per il perdono dei peccati, ma se la gente pensa che non c'ha nessun peccato, ma a che gli serve Gesù Cristo?
Dici, come mai che la gente non va mai a messa? Ma che ci deve... Cioè, dentro la testa sua, capite quello che sto dicendo, no? Ma che ci devono andare a fare a messa? Se pensa di essere già santa, che non fa niente di male, che le cose se le risolve da sole, eccetera, eccetera, che ce la fa a messa? Dentro la testa strutturata in questo modo. Attenzione però, le cose non stanno così. Non ne sono consapevoli perché stanno al buio. Grande io cieco. Grande io inconscio sconosciuto, poi però depressioni, vite disastrate, matrimoni sfasciati, aborti, droghe, tutto quello che ci vediamo in giro adesso. E allora che vogliamo fare? Ruotate, cioè Gesù dice, dai frutti, riconosci l'albero. Se l'albero è marcio, i frutti saranno marci. E sicuramente l'albero è marcio se non sta piantato nella vita della grazia e nella comunione con la Chiesa. È marcio. Ecco, allora, di questi dati, chiaramente, come vedrete poi nel PDF, quanto più una persona cresce e matura e si converte, tanto più diminuiscono, diciamo così, i margini dell'io cieco, dell'io sconosciuto e dell'io nascosto. Ok? È evidente questo qui, perché alla luce del Signore, se uno comincia a spalancare il cuore alla luce, comincia un cammino che non finisce più. Un cammino che non finisce più perché il nostro Signore prende, comincia prima a farti vedere le cose grosse, prima i peccati mortali, poi i peccati volontari, poi i peccati veniali, e poi comincia tutto quanto il cammino della perfezione. E qui, quando comincia il cammino della perfezione, se il nostro Signore vede che tu sei disponibile, comincia a mandarti proprio la luce, che comincia a vedere anche le piccole cose, ci abbiamo una Santa Gemma Galgani, che racconta al suo confessore, l'ho detto tante volte, che si confessava una volta a settimana, come bisognerebbe fare, questo sarebbe il top, e confessava tutte imperfezioni, quasi tutte involontarie, in lacrime. Uno dice, la pieppa, oh, la confessione, le imperfezioni involontarie in lacrime. E non, imperfezione vuoi involontaria in lacrime. Sì, perché se noi vedessimo quanto è brutta un'imperfezione, che cose brutte che sono le imperfezioni, no? Brutte. Facciamo subito un esempio sciocco e poi concludiamo, no? Io che sono un sacerdote, sto leggendo il Vangelo. Involontariamente mi sbaglio. Quindi sbaglio a pronunciare una parola. Mi correggo. Che cos'è questa? Mica mi devo andare a confessare che ho fatto un peccato. Non l'ho fatto apposta. Non è che mi ci sono divertito, quindi è una miseria. Attenzione, è una miseria che se tu stai molto attento, stai molto concentrato, se vedi che ti capita, ti prepari prima, invochi lo Spirito Santo e ci stai con la testa, la eviti. Quindi, grande fatica. Quindi, mettiti dalla parte di chi ascolta. Dalla parte di chi ascolta, disturba una cosa di questo genere. È brutto. Però è una stupidaggine. Ma il brutto, capito? Il non perfetto è sempre brutto. Quindi, certo che se piange pure se uno confessa tutte le imperfezioni involontarie e nient'altro, e lei veramente era nient'altro, d'accordo? La stragrande maggioranza degli esseri umani non è così, ha voglia se facesse entrare la luce, ha voglia a confessare. Bene, spero di essere stato chiaro. Chiudiamo questa conversazione. Vi ripeto, sarà a disposizione il PDF per chi volesse poi riprendere e approfondire. Ci vediamo per un altro step importante, se Dio vuole, la prossima settimana. Grazie a tutti. Speriamo che tutto questo possa farvi del bene e che Dio vi benedica e la Madonna vi protegga. Alla prossima.